la nostra rubrica, il nostro viaggio all'interno delle librerie indipendenti d'Italia grazie a Libri da Sport. Siamo alla libreria Mirtillo di Montichiari, provincia di Brescia, con Paola. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, Paola, libraia della libreria Mirtillo, che a parte il nome adorabile, adesso ci racconta anche com'è nata, quando è nata. Allora, la libreria Mirtillo è nata nel 2012. Io già in precedenza ho lavorato per una libreria di catena, non faccio il nome, quindi è comunque il lavoro della mia vita. Okay. E poi appunto mi sono sposata, mi sono spostata, lavoro ho dovuto cambiarlo, eccetera, eccetera, però è rimasto nel cuore di questo lavoro. E quando c'è stata l'opportunità ho pensato di aprire una mia libreria, facendola un poco per volta a mia immagine, tant'è che la libreria è nata all'inizio un po', diciamo, in maniera abbastanza timida, come libreria generalista, un po' di questo, un po' di quello, così nel corso degli anni si è molto trasformata. E cos'è che la rende proprio a tua immagine? Qual è le caratteristiche, quali sono? Allora, le caratteristiche sono che ho un ampio spazio dedicato ai bambini, ma non diciamo quei titoli commerciali. Io ho puntato tanto sugli albi di qualità, sulle letture di qualità, sui giochi educativi, ma comunque divertenti. Anche i prodotti, diciamo, di cancelleria ne ho pochi, ma sono comunque studiati perché siano dei prodotti sostenibili o che abbiano comunque una particolarità che li renda diversi dagli altri. Ho cercato ovviamente, anche per quanto riguarda la parte dell'adulto, di dare una mia impronta. Diciamo che io sono una lettrice onnivora, quindi leggo un po' di tutto e propongo un po' di tutto, però cerco comunque di stare su quei testi. Ovviamente ho bisogno anche degli altovendenti, altrimenti certo, la libreria da sola non si sostiene, c'è bisogno anche di quei titoli che vendono molto, sono un po' più commerciali, però cerco comunque di proporre anche per gli adulti dei testi che magari sono un po' più particolari o di case editrici un po' più sconosciute, oppure comunque di autori un po' meno noti. Ok, vedo che fate anche presentazioni, laboratori, sì, letture. Sì, allora, diciamo che il Covid ha un po' frenato la situazione perché la libreria è un po' piccola, quindi come spazio, diciamo, per tanta gente non ce n'è. Negli ultimi anni però abbiamo appunto trovato questa collaborazione con il Comune di Montichiari che ci aiuta mettendo a disposizione in inverno la stanza bellissima all'interno del Museo Lecchi, che è la sala delle riserve, una stanza veramente meravigliosa con tutti i quadri, quindi anche fare una presentazione di libri all'interno del museo ha un suo fascino. Certo. E poi d'estate c'è questa collaborazione con la biblioteca, per cui la biblioteca ha un bellissimo giardino con vista sul castello e le serate sono bellissime. Vedi, questa è una cosa sempre molto bella dei paesi, cioè insomma delle cittadine più piccole, no? Questa specie di libreria diffusa che a volte c'è quando si tratta di quelle situazioni, perché giustamente magari gli spazi sono quelli che sono, ma soprattutto perché se la situazione è buona, diciamo, anche a livello di rapporti sociali, c'è un bel networking con magari appunto le associazioni o anche lo Stato, ecco, in qualche modo il comune. Ecco, il comune è molto, diciamo, molto disponibile in questo senso, e anche con la biblioteca si lavora benissimo, quindi le bibliotecarie sono tutte ragazze, ci conosciamo e no, davvero, fare rete è importantissimo e credo che sia quello che si auspicano comunque tutti all'interno della filiera sia della filiera editoriale, diciamo, ma anche poi proprio per quanto riguarda la cultura in generale. Certo. Allora, le scelte della libreria Mirtillo, quali sono questi 5 libri? Allora, io più che una top 10 dei venduti ho pensato a quei libri che a me hanno dato qualcosa, quindi partendo dai più piccoli appunto, uno degli ultimi usciti della casa editrice Ippocampo di White Oshio, La casa a 100 piani, carinissima, ha delle illustrazioni molto, molto divertenti, molto dettagliate, dove i bambini possono, una volta che si è letta loro la storia, possono comunque andare a cercare i dettagli, quindi ha proprio questo aspetto molto
da utilizzo anche self, nel senso che anche il bambino piccolo che non sa leggere può comunque andare a leggere all'interno della storia. Per i ragazzini un pochino più grandi c'è Pluck e il Gran Grattacielo dell'edizione Lupo Guido, autrici sono Annie Smith e Phip Westerdorp. E è una storia davvero molto bella, molto delicata. C'è questo ragazzino che si chiama Pluck, che ha un animo gentile e va ad aiutare chiunque possa aiutare, ma trova a sua volta aiuto dagli adulti, dai bambini che incontra e che conosce. E questo è il mio, diciamo, numero due. Poi passerei agli adulti, Sì. ai quali dedico Le città di carta di Dominique Fortier. Edizione Alter Ego, è un libro che mi ha fatto veramente stare bene, mi ha commosso, non so se la conosci, è la storia romanzata di Emily Dickinson e quando lo finisci hai voglia di prenderti un suo libro e di leggerlo immerso nella natura. Poi un piccolo saggio, piccolo ma densissimo, appena uscito, di Chiara Valerio, edizione Einaudi, La tecnologia e religione. Perché la tecnologia è ciò in cui siamo immersi in questo momento, è ciò che sarà il nostro futuro e è una riflessione veramente molto molto densa, un insieme di riflessioni. E si parte proprio dal presupposto che come la religione, la tecnologia ha bisogno della fede, una Certo. fede cieca quasi, diciamo, quindi si fa una riflessione molto importante su questo. E poi, ultimo ma non ultimo, essendo di Montichiari, più che un libro io propongo un autore che è Marco Galli, concittadino, che ha scritto tante cose, sia come illustratore, fumettista, come romanziere, scrive in maniera molto graffiante, ha una storia sua personale molto particolare, molto sofferta e la si ritrova in tutti i suoi sia fumetti, graphic novel che nel romanzo che ha scritto La Voragine. Conosco, Conosci, sì, e sì. apprezzo. Vero, vero, vero. Sì, no, stavo andando a vedere anch'io, mi sono ricordata dalle illustrazioni anche insomma, dal lavoro da fumettista, ho ricollegato. Sì. Sicuramente. Ottime scelte, grazie mille Paola, della libreria Grazie Mirtillo di Montichiari e la tua scelta musicale invece sono i Maneskin con Coraline, come mai? a te. Perché i Maneskin, vabbè, sono il gruppo preferito dei miei bambini. Ecco, immaginavo che c'era qualcuno sotto una certa età che aveva messo mano. Ma va bene Ma tutto. benissimo, sì. Coraline perché ricorda Coraline di Neil Gaiman, io Ma non riesco a certo. dissociarla, quindi so che sono due cose diverse, ma ogni Ma va volta mi... Eh bene, un colpo al cerchio e uno alla botte, funziona Vale così, tutto, vale vale tutto. tutto. Grazie mille Sì. Paola, a Grazie mille a presto, voi. ciao. Ciao, a Grazie, presto. ciao, ciao. A me Coraline, o Coraline, piace da Coraline, come morire. dice lui. Non lo dite in giro, però. Maneskin, questa era la scelta musicale della nostra libraia Paola della libreria Mirtillo di Montichiari, mentre adesso abbiamo al telefono la sua collega Irene, sempre libraia della Edison Bookstore di Arezzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Irene, raccontaci un po' della tua libreria. Allora, la mia libreria nasce in realtà come libreria di catena perché Sì. siamo, diciamo, nati sotto la egida della Edison, che era una libreria che esisteva diversi anni fa con sede a Firenze, e quindi noi siamo nati un po' come appunto libreria di catena, abbastanza classica. Poi purtroppo vicende sfortunate hanno portato la catena a chiudere e noi sei librai, un po' diciamo inconsciamente, non proprio consci di quello che significava questo mondo, abbiamo chiuso gli occhi e ci siamo tuffati nel bellissimo mondo delle librerie indipendenti, quindi siamo indipendenti dal 2012. Siamo sei librai diversi, tanto diversi uno dall'altro, però questo ci permette di essere anche molto più ricchi, ecco, diciamo, perché la nostra libreria è abbastanza grande, siamo quasi 300 metri quadri, siamo una libreria di vari, abbiamo tanti tanti settori, compreso il giuridico, il professionale, fumetti, manga, narrativa, libri per ragazzi, quindi cerchiamo veramente di coprire un po' tutto lo scibile per quanto sia possibile, ovviamente impossibile, e quindi siamo così, siamo un po'
misti, variegati, ecco. variegati assolutamente, e sì. Vedo, insomma, avete anche delle attività, fate attività classiche di libreria, presentazioni oppure gruppi di lettura? Sì, abbiamo ripreso quest'anno a fare di nuovo incontri in libreria, dato il periodo, sì, diciamo, dal quale siamo usciti, e abbiamo ripreso con gli incontri proprio da settembre. E abbiamo anche un festival letterario con il quale collaboriamo, che si chiama Zenzero, mm-hmm, e che ci sta dando per ora molte soddisfazioni, e quindi siamo molto contenti, insomma, di essere ripartiti anche con le cose dal vivo. Siamo veramente soddisfatti. Ce ne sono un po' di librerie ad Arezzo, insomma, non è una piccola città, insomma, una città abbastanza... No, non lo so, ci sono stata. Ma non ho mappato le librerie. Quante ce ne no, sono? No, ce ne sono diverse, okay, di librerie, sì, sì, no, secondo me questo è anche un valore aggiunto, certo, nel senso che una città con tante librerie è un buon segno per la città e per la vita culturale, certo, in generale. Quindi sì, sì, nel centro storico siamo 5-6 librerie, c'è un'altra libreria indipendente, diciamo diversa da noi, nel senso che è, tra virgolette, la vera libreria indipendente, quindi con il libraio che sceglie i libri. Noi siamo una via di mezzo, diciamo, mezzo, un po' strana, sì. Okay. E poi ci sono anche altre librerie di catena, però secondo me è una cosa, un segnale positivissimo. Certo, assolutamente. Allora, quali sono le vostre 5 scelte? Allora, le nostre 5 scelte, è stato difficilissimo sceglierne solo 5. Anche perché ovviamente se siete voi 6 già era complicato. Sì, è un po' stato un po' complicato, quindi alla fine mi sono presa io la responsabilità, ecco, quindi la colpa è la mia, le scelte sono le mie e mi prendo io la responsabilità. La nostra prima scelta è Blackwater, la saga intera, o comunque almeno il primo della serie di Michael McDowell, che è una saga appena terminata, sono 6 libri che sono stati pubblicati in Italia da poco, e noi siamo stati ovviamente conquistati da questi libri meravigliosi, perché le copertine sono stupende, se potete cercatele, perché solo per la veste grafica veramente vale la pena. Letti con abbastanza poche aspettative sulla storia di per sé, perché è una storia un po' con questa cornice un po' sovrannaturale, con questa misteriosa creatura che esce dal fiume e si integra nella vita di questa cittadina in Alabama negli anni 30, e in realtà sono scritti benissimo, il filo della tensione regge per tutti i 6 libri della saga, ci sono dei colpi di scena abbastanza horror senza essere esagerati, ed è sostanzialmente una saga familiare con questa lotta intestina all'interno della famiglia con questi personaggi descritti benissimo, e quindi ecco, questo è la nostra prima scelta, e stiamo già facendo un gruppo di supporto per quelli che sono arrivati alla fine e non sanno come fare, esatto, poi Guarda, sopravvivere. Questo è stato anche un colpo di genio di Neri Pozza, di farlo poi uscire con una cadenza in modo tale da creare ancora quell'aspettativa che c'era un tempo quando aspettavi che uscisse, diciamo, il prosieguo di una saga, e devo dire che questo ha smosso poi tutta una serie di movimenti che attorno a dei libri per me sono sempre positivi, perché insomma quando si tratta poi di leggere va bene. Assolutamente, ma poi per me assolutamente ne vale anche poi, ecco, il contenuto letterario, perché mi ha fatto scoprire questo autore, veramente io l'ho letto senza aspettarmi niente di che, e ho scoperto veramente una scrittura molto appassionante, mi ha tenuto lì, veramente non so come fare adesso, sono disperata. È una ripubblicazione, perché è uscito in America negli anni 80, è stato poi riscoperto in Francia, è stato poi, insomma, interessante. Ma soprattutto do una cattiva notizia a tutte e tutte tutti che hanno appena sentito e vogliono scoprire di più di quest'autore, è morto nel 99. Sì, purtroppo, quindi c'è poco da fare. Sì. Tra l'altro il suo ultimo libro è stato finito, credo, dalla moglie di Stephen King, perché lui l'ha lasciato incompiuto. Mi si è spezzato il cuore, sì, sono orfana di questa saga, e con i clienti, veramente con i lettori che vengono in libreria, ci guardiamo e facciamo, e ora? Cosa facciamo, raga? Facciamo qualcosa, non lo so. Un applauso a Neri Pozza, che ha creato una cosa bella. Seconda scelta.
seconda scelta I baffi di Emmanuel Carrère. Okay. Anche questo è un autore meraviglioso, cioè per me Carrère è veramente un genio, e nei baffi, a mio modestissimo parere, raggiunge il suo punto più alto, perché i baffi non hanno assolutamente una trama. È un libro che non racconta nulla, nel senso c'è questo tizio che un giorno si sta facendo la doccia, è un uomo che ha i baffi da 20 anni e dice: va bene, per cambiare mi taglio i baffi. Si taglia i baffi e si aspetta, come dire, che le persone, che la moglie, i colleghi al lavoro, gli amici abbiano un qualche tipo di reazione a questo suo cambiamento, no? Voglio dire, una persona che ha la barba o i baffi da tutta la vita si aspetta che qualcuno gli dica qualcosa. Nessuno dice assolutamente nulla, e da lì parte un viaggio assolutamente delirante, ed è una spirale praticamente che vira quasi verso l'assurdo, verso la follia. Con un finale meraviglioso, veramente da far male, perché Carrère ha questa capacità, questa scrittura veramente che ti arriva quasi come delle coltellate. E niente, questa è una delle mie fissazioni, e chi mi conosce sa che questo è un libro che io consiglio sostanzialmente come panacea per tutti i mali, ecco. Un applauso anche ad Adelphi per la copertina, la scelta della copertina e come dialoga con il progetto grafico di tutta la casa editrice. Beh, Adelphi, sì, veramente. Sì, vabbè, Adelphi fa delle scelte che non ci si può solo inchinare e non, esatto. Non commentare, cioè, non gli si può dire nulla. Terza scelta, La malnata di Beatrice Salvioni, è una uscita molto recente di un'esordiente italiana. Mm-hmm. E sono rimasta assolutamente sorpresa dalla qualità della scrittura di questa ragazza, perché a parte che ha avuto un successo, sono stati venduti i diritti all'estero subito, quindi è un libro che è partito già bene in pompa magna. A questo genere di libri io mi avvicino sempre con un po' di ritrosia, dico: ma sarà vero oppure no? Invece il libro ne vale veramente la pena. Allora, la storia non è particolarmente originale, nel senso che è l'amicizia fra queste due ragazze durante il periodo del fascismo. Sono due ragazze estremamente diverse una dall'altra, il punto di vista è di quello della ragazza, diciamo, un po' più timida, dal carattere un po' più chiuso, sottomesso. Ciò che fa la differenza per quanto riguarda il libro è proprio la scrittura della Salvioni, che è meravigliosa, è freschissima ed è assolutamente coinvolgente, scorrevolissimo, perché è un libro che si legge veramente in pochissimo tempo, e questo è sempre un merito secondo me, ed è comunque una scrittura potente, per quanto è riuscita veramente a fare una scrittura chiara, fresca, cristallina, e che arriva in maniera molto potente. E mi è piaciuto anche molto come è riuscita a far crescere anche l'inquadramento storico che ha il libro è ben studiato, perché la ragazza, la Francesca, la protagonista che racconta la storia, e è appunto questa ragazza un po' impaurita, un po' sottomessa, come quasi lo è l'Italia in quel periodo, e quindi diciamo che la sua storia va di pari passo con con le vicende storiche che poi, diciamo, fanno da cornice alla storia. Okay. Molto molto bello, grande esordio, e mi aspetto molto da questo libro. Ma che esordire con Einaudi, insomma, già... Sì, esatto, già è abbastanza sinonimo di... Poteva far intuire, non sempre, però insomma, ma in questo caso evidentemente erano ben riposte. Sì, poi... Erano dei buoni presupposti, esce certo. Anche dalla scuola Holden, insomma, da cui sono usciti fior di scrittori negli ultimi anni, insomma è un luogo di eccellenza, però anche lì io parto sempre con le aspettative molto basse e poi mi piace essere sorpresa. Sono d'accordo. Quarta scelta, come non parlare del mitico professor Barbero, Brick for Stone, libro appena uscito di Alessandro Barbero per Sellerio.
ed è spiazzante, nel senso che uno si aspetta il solito libro storico di Barbero, invece questo è proprio un romanzo. Completamente romanzato, una vicenda che parla dei 9 mesi che precedono l'attentato alle Torri Gemelle, e Barbero lo racconta proprio con spirito di romanzo. Non ha detto l'unico cose storiche, diciamo, che tornano effettivamente nel libro sono la mappa della metropolitana di New York e il posto in cui vive il protagonista, che lui ha usato Google Maps per andare veramente a vedere la casa che fosse in quel posto in cui lui l'aveva Non è che ci è scelta. andato, ha usato Google Maps, mi Esatto, piace. sì. Ricerca storica si fa anche in questo modo qui. Certo. L'importante è che sia basato, ecco. Ed è questa, diciamo, la storia di questo agente della CIA, un po' con questa, un po' schindleriano, nel senso questo messo da parte, un po' abbandonato, che mette insieme questa squadra di matti da legare, che effettivamente sono dei matti da legare, tra cui il campione di scacchi Bobby Fischer, per cercare di scongiurare questo attentato, perché si sa che comunque di lì a poco ci sarà questo attentato, alle Torri Gemelle. E niente, io sono una bimba di Barbero, non ci posso fare nulla. Per me qualsiasi cosa Barbero scriva, è assolutamente valida. 352 pagine, quindi un Un mattoncino a proposito libricino di Brick. interessante, Però molto interessante, secondo me è anche un'ottima lettura in vista dell'estate. Lui è nonostante sia una persona, un professore serissimo, è anche un ottimo intrattenitore, Sì, quindi credo. funziona benissimo anche come romanziere, come puro Certo. romanziere. Ultima scelta. Ultima scelta, La portalettere di Francesca Sì. Giannone, edito da Nord, è stata una delle prime uscite di quest'anno. Anche questo, io parto sempre con aspettative molto basse nei libri che scelgo di leggere, invece poi mi vengo catturata un po' dalla storia. Ed è una storia molto, molto carina, perché è la storia di questa donna che dopo la guerra, dalla Liguria, si innamora e sposa un pugliese, e lui decide di tornare a casa, e quindi la moglie ovviamente va con lui e si ritrova in questo paesino del sud Italia con una mentalità abbastanza diversa da quella a cui lei è abituata in cui è stata cresciuta, e con la famiglia di lui che, diciamo, non è che proprio l'accoglie completamente a braccia aperte, e riesce a trovare il modo di integrarsi in questa realtà lontana e diversa dalla sua facendo la portalettere, che è un lavoro effettivamente che ti porta molto a contatto Certo, con le con le persone. persone, e anche porti notizie di persone lontane, quindi diciamo che assumi proprio un ruolo fondamentale e importante, riesci veramente a entrare in comunione con la comunità nella quale ti trovi. E questo porta comunque anche a scontri con il marito, è scritto molto bene, ecco, la cornice storica veramente ben descritta. E il libro appassionante, anche questo un'ottima lettura che abbiamo molto, molto consigliato. Ce Se l'aveva posso anche. avere Sì, vai, un piccolo extra, prego, prego. per ragazzi, vorrei. Stiamo aspettando il libro di Peratunz, Ah, sì? che è un nostro concittadino, tra l'altro, e quindi siamo molto anche quasi orgogliosi del successo che sta avendo, perché è un ragazzo che vive in provincia di Arezzo e ogni tanto passa dalla libreria e siamo felicissime quando lo fa e del successo che sta avendo. E Bene. a breve esce il suo libro, a maggio. Benissimo, grazie mille Irene, la Edison Bookstore di Arezzo, la tua scelta musicale, perché immagino che a questo punto anche questa sia tua, specificamente tu. Mia e di Johnny, Ok. che è il mio collega che è molto meglio di me per quanto riguarda la musica. Ok, e ha scelto Nick Cave, There She Goes My Beautiful World, come mai? Perché comunque parla un po' del blocco dello scrittore, poi comunque ha a che fare con poeti, muse, libri da scrivere, quindi ci Ok. piaceva, che avesse una connotazione comunque letteraria. Letteraria. Va benissimo. Grazie Irene. A presto. Grazie a Grazie. voi, grazie Ciao. dello spazio, è stato un piacere. Ciao ciao. Ciao.